Il 2 ottobre prossimo partirà la raccolta di fondi dei progetti selezionati dalla Fondazione Carifano per la terza edizione del crowdfunding, un'iniziativa che raddoppia da parte della Fondazione stessa la cifra raccolta dalle associazioni partecipanti. In totale verranno finanziati 19 progetti che orbitano attorno ai settori del sostegno alle persone più fragili, della tutela dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali. Questa terza edizione è stata presentata a Villanova di Colli al Metauro, dove opera l'associazione Vivere Sereni, presieduta da Luciano Ordonselli, il cui progetto propone la realizzazione di una struttura modulare per anziani e diversamente abili. Gli altri beneficiari sono l'Africa Chiama, la Caritas, l'Associazione Genitori con Figli per l'Inclusione, l'Associazione Volontariato di San Paterniano, l'Onfalos, l'Oasi dell'Accoglienza, Mariposa, la Cooperativa Polo 9, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, Adamo, Hauser, l'Oratorio L'Incontro, Demetra, Porte Aperte, l'Istituto Marco Polo di Cartoceto, Lupus in Fabula e l'Associazione Naturalistica Argonauta. Uno per tutte, sentiamo l'associazione ospitante Luciano Ordonselli. Ora oggi partiremo, mostreremo quale sarà, diciamo, il crowdfunding che partirà il 2 ottobre e terminerà il 31 gennaio 2024. È un'iniziativa per noi fondamentale perché ci dà l'opportunità, oltre che di conoscerci, di misurarci come il territorio, diciamo, risponde. Ecco, Vivere Sereni è un'associazione che già sta operando nel territorio e sta ottenendo dei risultati. Che cosa avete fatto e che cosa vi proponete di fare? Siamo partiti diciamo con uno sguardo particolare all'anziano, all'anziano solo e al disabile. Attualmente possiamo fare, in attesa della struttura, gli orti, che sono già partiti da un anno e mezzo e sono contentissimi gli anziani. Facciamo un'attività ludico-ricreativa con i diversamente abili e per il futuro c'è in previsione più che previsione, la certezza di un centro diurno per anziani e anche con 4 posti cosiddetti di sollievo, proprio per dare una risposta in tempo reale alle famiglie che si trovano in difficoltà. Il successo riscosso da questa iniziativa ha spinto il presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola, ad aumentare da 100.000 a 150.000 i fondi a disposizione, responsabilizzando sempre più le associazioni a coltivare i loro progetti. Siamo a Villanova per un motivo che ritengo importante. Il progetto crowdfunding quest'anno giunge alla terza edizione. Il primo anno la Fondazione ha messo a disposizione 50.000 euro, il secondo anno 100 e il terzo anno, quest'anno, 150.000 euro. Ci sono tante associazioni che partecipano a questa iniziativa e la conferenza stampa di oggi è qui a Villanova perché abbiamo ormai la conferma che per ogni euro che mette a disposizione la nostra fondazione se ne raccolgono altri 2 dal territorio e dalla comunità di riferimento. Questa è la media, ma il progetto di Vivere Sereni dell'anno scorso ha raccolto 5 volte i fondi che mette a disposizione la fondazione. Quindi questo a testimoniare la disponibilità e l'apprezzamento che la comunità di questo territorio ha voluto tributare all'iniziativa di Vivere Sereni. I progetti sono tutti importanti, ma questo nell'edizione dell'anno precedente ci ha dato conferma che se ci sono progetti ben organizzati, ben strutturati e comunicati adeguatamente, poi la comunità risponde.